saranno celebrati dal vescovo Beniamino Pizziol sabato 16 gennaio alle 10.30 nella cattedrale di Vicenza e funerali di Pierantonio Costa, il console onorario d'Italia in Ruanda che durante il terribile genocidio del 1994 salvò oltre 2.000 persone, tra cui centinaia di bambini. Pierantonio Costa, nato nel 1939, è mancato in Germania il 1 gennaio. Una vita in Africa come imprenditore di successo, aveva origini vicentine e a Vicenza ha voluto ritornare perché il suo corpo riposasse nella tomba di famiglia a Montebello Vicentino. L'incredibile vicenda della sua vita, della sua eroica generosità durante il genocidio del Ruanda, è stata raccontata dal giornalista Luciano Scallettari nel libro La lista del console. 100 giorni, 1 milione di morti, edito da Paoline nel 2004. L'impegno di Costa, che si avvalse della sua posizione diplomatica e del proprio denaro per trasferire in sicurezza centinaia di persone perseguitate dal Ruanda al vicino Burundi, ottenne in seguito numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui la medaglia d'oro al valore civile del governo italiano, una simile decorazione delle autorità belghe. Il Nobel tra i giusti del mondo nel Memorial di Padova e Milano, la candidatura al Nobel per la pace nel 2011.